Come dicevo prima, qualcuno potrà dire appena finito un video inizia un altro. Sì, questo video è la continuazione del precedente in cui parliamo di queste possibili connessioni tra la cosmologia, la geofisica e alcuni settori della fisica dei buchi neri, che fanno parte tra l'altro anche della cosmologia. Infatti, questo riassunto, diciamo, che leggerò si chiama Possibili connessioni matematiche tra gli universi di bolle e le bolle di gas, dinamica del magma. Praticamente noi stiamo cercando e stiamo ottenendo delle connessioni tra equazioni che riguardano i buchi neri intesi come bolle, bubble black hole, bubble black hole, bubble universe, universi bolle e le bolle di gas proprio che si studiano in fluidodinamica, in termodinamica. E in questo caso noi stiamo prendendo da alcuni lavori che riguardano la dinamica del magma. Questo, diciamo, è quello che in breve in quello che di cui stiamo per leggere. Quindi possibili connessioni matematiche tra gli universi di bolle e le bolle di gas, dinamica del magma. Il multiverso nel suo insieme si sta espandendo e continuerà a farlo per sempre, ma alcune regioni dello spazio smettono di espandersi e si formano bolle distinte, come sacche di gas in un formaggio svizzero, in cui bolle dell'universo normale si formano continuamente da un ambiente circostante e stato inflazionistico in espansione esponenziale. Una di queste bolle sarebbe il nostro universo. E questo è, vedete, questo qua è il link dove ho contenuto questa diciamo, frase, questo spezzone, diciamo, di articolo. Mo' adesso andiamo nell'altro settore, cioè quello della dinamica del magma. Quindi abbiamo detto che il multiverso nel suo insieme si sta espandendo e continuerà a farlo per sempre. Alcune regioni dello spazio smettono di espandersi e formano bolle distinte come sacche di gas in un formaggio svizzero, in cui bolle dell'universo normale si formano continuamente dall'ambiente circostante, dallo stato inflazionistico in espansione esponenziale. Vediamo invece il modello fisico della dinamica del magma. Il magma è considerato come un pacco di celle sferiche, ecco qua, ciascuna composta da una bolla di gas con raggio R, maiuscolo, centrato in un guscio fuso sferico con raggio esterno S. Le celle sono disposte in un reticolo tridimensionale con alcune sovrapposizioni, in modo che la frazione di volume del gas è alfa uguale R maiuscolo fratto S maiuscolo per 3. E qua ci stanno le varie reference, modificato dopo Prusevich ed altri 1993, crescita di bolle durante la decompressione del magma. Quindi immaginiamo l'universo, o meglio il multiverso nel suo insieme, che si espande e continuerà a farlo e forma bolle distinte. E il magma come un pacco di celle sferiche, ciascuna composta da una bolla di gas con raggio R, centrata in un guscio fuso sferico con raggio esterno S. Un pacco di celle sferiche, un insieme di bolle distinte. Questo è il primo parallelismo. E questi sono i vari link da cui abbiamo tratto queste notizie, diciamo, queste informazioni. Ora, molti cosmologi credono che l'universo abbia avuto inizio con il cosiddetto Big Bang circa 14 miliardi di anni fa. Allora l'intero universo era contenuto in una bolla, ecco, ancora il concetto di bolla, migliaia di volte più piccola di una capocchia di spillo, ma più calda e densa di qualsiasi cosa possiamo immaginare. Quindi già questo, ora lo evidenziamo. Una bolla migliaia di volte più piccola di una capocchia di spillo, ma più calda e densa di qualsiasi cosa possiamo immaginare.
Già questo vi fa capire, vedete, già da questo c'è il parallelismo con una bolla di magma, soltanto che la bolla di magma è, sì, diciamo, nel momento in cui si parla di bolla di magma parliamo del macroscopico, mentre quando si parla di bolla di migliaia di volte più piccola di una capocchia di spillo, ma più calda e densa di qualsiasi cosa possiamo immaginare, parliamo del mondo dell'infinitamente piccolo, alla scala di Planck. Ma il principio è lo stesso, perché anche il magma è caldo e denso, come la bolla così più piccola di una capocchia di spillo, migliaia di volte più piccola di una capocchia di spillo, è calda e densa la bolla dell'universo iniziale. Poi all'improvviso, continua, questa bolla è esplosa e l'universo come lo conosciamo è nato. Tempo, spazio e materia hanno avuto inizio con il Big Bang. In una frazione di secondo l'universo è cresciuto da più piccolo di un singolo atomo a superare le dimensioni di un'intera galassia e ha continuato a crescere a un ritmo incredibile. L'espansione continua tutt'oggi, anzi, si parla di espansione accelerata dell'universo. Immediatamente dopo l'esplosione del Big Bang, materia ed energia sono state lanciate nello spazio per effetto delle forze gravitazionali. Le particelle disperse nello spazio iniziarono ad addensarsi dando origine ai corpi celesti. Il Sole si è formato circa 5 miliardi di anni fa. La Terra ha avuto origine circa 4,6 miliardi di anni fa. All'inizio la Terra, ancora, era come una palla di fuoco che si è raffreddata nel tempo. Quando la superficie terrestre si è raffreddata, si è indurita e si è formata la crosta terrestre. Ma all'interno del pianeta c'era ancora materiale molto caldo chiamato magma. Quindi immaginiamo all'inizio la Terra come una palla di fuoco che si è raffreddata nel tempo, ma dove all'interno del pianeta, anche dopo quando la superficie terrestre si è raffreddata, all'interno del pianeta c'è ancora e c'è c'era e c'è ancora materiale molto caldo chiamato magma. C'è un ciclo infinito, ritorniamo agli universi bolla. C'è un ciclo infinito in cui, o meglio, più che degli universi bolla, agli universi del cosiddetto universo ciclico tipo buchi neri, e mo vediamo il perché. C'è un ciclo infinito in cui un universo collassa verso un punto piccolissimo, sfera piccolissima, comunque stiamo parlando sempre della stessa cosa. Un punto piccolissimo per poi esplodere in un Big Bang che a sua volta collassa e poi esplode secondo un processo ciclico, o appunto un loop che va avanti all'infinito. Quindi un ciclo infinito in cui un universo collassa verso un punto piccolissimo per poi esplodere in un Big Bang che a sua volta collassa e poi esplode secondo un processo ciclico che è appunto un loop che va avanti all'infinito. Espansione e collasso. Espansione e collasso. Da quel momento la teoria LQG, cioè Loop Quantum Gravity, gravità quantistica loop, è stata anche chiamata termine Big Bang invece del termine Big Bang. Quindi, da quel momento, utilizzando la teoria, questa l'ho tradotto un po', ma no, non è proprio così la traduzione. In italiano può significare che la teoria della gravità quantistica loop ha fatto sì che invece ha coniato questo nuovo inizio di questo ciclo e fine col collasso Big Bang invece di Big Bang, praticamente il grande rimbalzo. Quindi esplosione e collasso, esplosione, espansione e collasso, esplosione, espansione e collasso, Big Bang, cioè grande rimbalzo, invece del termine Big Bang, questo tramite la loop quantum gravity. Ma secondo altri studi attuali, basta una teoria che unifichi le quattro forze fondamentali, come anche la teoria delle stringhe, con l'aggiunta di dimensioni, quindi in 10 o 11 dimensioni,
Ripeto, quindi basta una teoria che unifichi le quattro forze fondamentali che può essere applicato a questo principio. Nel loro studio Gambini e Pullin hanno applicato la loop quantum gravity al caso più semplice di un buco nero. Il loro esperimento dimostra che qualsiasi oggetto attratto dal buco nero non viene compresso alla singolarità, ma piuttosto l'oggetto viene ridotto a una dimensione piccola ma finita, quindi poi la famosa capocchia migliaia di volte più piccola di una capocchia di spillo, questa dimensione piccola, un oggetto ridotto a una dimensione piccola ma finita, può essere un oggetto della grandezza migliaia di volte più piccola della capocchia di uno spillo, o si può anche dire più piccola di un nucleo atomico, e quindi espulso interamente in un'altra parte dell'universo o addirittura in un altro universo. Oggi sappiamo quindi con certezza che l'universo si sta espandendo. La teoria del Big Bang, la più accreditata tra quelle finora proposte, spiega questo fatto ammettendo che tutta la materia e l'energia erano inizialmente racchiuse in un agglomerato incredibilmente denso e di calore, quindi incredibilmente denso e incredibilmente caldo, che circa 13 miliardi e mezzo di anni fa esplose. Quindi c'è anche sulla data, vedete, 13 miliardi e mezzo, circa 14 miliardi di anni fa, non c'è ancora un'intesa, esplose dando origine allo spazio, al tempo e all'espansione, tutto in atto e, come ho detto prima, un'espansione accelerata. Quindi la materia, l'energia, erano racchiuse in un agglomerato incredibilmente denso e caldo, quindi densità, calore, materia e energia, quindi l'universo primordiale all'epoca, a un'epoca, diciamo, nell'epoca, come si dice, di Planck, perché parliamo di tempi 10 alla meno 30, 10 alla meno 33, 10 alla meno 20 secondi dopo il Big Bang. Tutta la materia e l'energia erano racchiuse in un agglomerato incredibilmente denso e caldo. Densità, calore, materia, energia. Tutte parametri che studia la termodinamica e che quindi praticamente possono benissimo essere applicate le equazioni di cui parlavamo prima della dinamica del magma. Circa 15 miliardi di anni fa, ecco, ora siamo passati da 14 a 15 miliardi di anni fa, quindi vedete non c'è ancora una stima precisa, un'enorme esplosione diede inizio all'espansione dell'universo. Questa esplosione è conosciuta come Big Bang. Ciò che esisteva prima di questo evento è completamente sconosciuto ed è ancora oggi oggetto di pura speculazione. Il Big Bang non è stata un'esplosione convenzionale, ma un evento che ha riempito tutto lo spazio di particelle dell'universo embrionale che si allontanavano l'una dall'altra. L'universo, anche questo spezzone qua dice le stesse cose, era inizialmente omogeneo, isotropo, con una densità di energia estremamente elevata, temperature e pressioni molto elevate. Ecco qua. Di nuovo un puntino, di nuovo una piccola sfera, come volete dire voi, più piccola del nucleo atomico, con una densità, temperature e pressioni estremamente elevate. Quindi trattabile con le stesse equazioni, secondo noi, secondo quello che stiamo facendo, stiamo cercando delle connessioni, dicevo, che può essere trattato con le equazioni che noi prendiamo dalle dinamiche del magma. E si stava espandendo e raffreddando l'universo primordiale molto rapidamente. Circa 10 alla meno 37 secondi dopo l'istante iniziale, cioè a partire appunto dal tempo zero, 10 alla meno 37 secondi, è vicinissimo a zero, ma non è zero, anche se una frazione infinitamente piccola di tempo, da 0 a 10 alla meno 37 secondi. Una transizione di fase ha causato l'inflazione cosmica. L'inflazione è quella fase dell'universo durante la quale l'universo aumenta in maniera esponenziale le sue dimensioni. I primi 10 alla meno 43 secondi, ecco, sono chiamati periodo di Planck.
ed è così chiamato perché può essere misurato solo nel tempo di Planck, tempo impiegato da un fotone che viaggia alla velocità della luce per percorrere una distanza pari alla lunghezza di Planck, che è il più breve intervallo di tempo misurabile. Infatti la lunghezza di Planck è 1,616255 per 10 alla meno 35 metri. Immaginate, 10 alla meno 35. A causa del calore estremo, ancora, e della densità della materia, lo stato dell'universo era altamente instabile. Quindi c'è stata una fase in cui l'universo era caldo, estremamente caldo ed estremamente denso. Ecco la spiegazione secondo cui le stesse equazioni che usiamo per la dinamica del magma possono andar bene per lo studio della dinamica dell'universo primordiale, pur variando le temperature. La temperatura invece di essere 3-4 mila gradi è 10 alla 32 Kelvin, qualcosa di enorme ma comunque finito. Lo stato dell'universo, dicevamo, era altamente instabile. Iniziò così ad espandersi e raffreddarsi, portando alla manifestazione delle forze fondamentali della fisica. Con la creazione delle prime forze fondamentali dell'universo, iniziò l'inflazione cosmica, che durò da 10 alla meno 32 secondi al tempo di Planck fino a un punto sconosciuto. La maggior parte dei modelli cosmologici suggerisce che l'universo a questo punto, 10 alla meno 32 secondi, era riempito in modo omogeneo con un'elevata densità di energie, che le temperature e le pressioni incredibilmente elevate hanno dato luogo a una rapida espansione e raffreddamento. Quindi parla ancora di elevata densità di energia, temperature e pressioni incredibilmente elevate. Ancora una volta, una fase dell'universo che può essere studiata dal punto di vista della dinamica, della termodinamica e della fluidodinamica, come quella che è utilizzata per lo studio della dinamica del magma. Penso che dopo questo, dopo quanto detto, sia più chiaro quello che intendevamo dire nel video precedente. Abbia bontà chi ci ascolta e che praticamente a volte sente delle piccole interruzioni o diciamo non è un'incertezza nel parlare, ma purtroppo c'è un problema legato alla mia patologia che mi praticamente a volte comporta questo singhiozzo, diciamo, nell'esposizione. Non è altro che un fatto patologico, che però non voglio deviare chi ci ascolta, che è più interessante la conoscenza sempre più accurata dell'universo e aggiungere qualche tassello in più. Il resto sappiamo, siamo uomini e quindi come tutti gli uomini non siamo perfetti, nasciamo, cresciamo, ci ammaliamo e quindi siamo soggetti a tutto ciò che ci circonda, alle malattie, al ciclo delle stagioni, ai cambiamenti climatici, quindi siamo semplicemente uomini, questa è la cosa. Chi parla è una persona di fede, quindi anche se adesso non c'entra parlare di fede in questo contesto in cui volevamo trattare appunto la connessione, questo è importante, delle equazioni utilizzate nello studio della dinamica del magma all'universo come nelle sue fasi primordiali, quindi durante, diciamo, il tempo, quel periodo che va dal tempo di Planck a qualche frazione di miliardesimo, di milionesimo di secondo dopo, era una sorta di come lo vogliamo definire? Una sorta di, ma possiamo pure dire, era l'universo stesso
che sempre universo era, anche se era estremamente piccolo, un universo che era praticamente altamente molto denso, molto caldo, con una quindi con una massa, temperatura e densità praticamente alte, molto alte. E quindi qua viene in gioco la termodinamica, l'applicazione delle equazioni della dinamica dei gas, della dinamica del magma, che si studia in geofisica, possono essere, quindi l'utilizzo delle stesse equazioni, può essere usato per studiare questa fase dell'universo in cui l'universo era una sorta di plasma, una sorta di brodo primordiale, come qualcuno lo chiama, in cui la temperatura, la densità e la pressione erano praticamente molto molto alte. Ma ripeto, le equazioni sembrano potersi, sembra possibile la connessione delle equazioni che studiano la dinamica del magma e l'universo in questa fase in cui la pressione, la temperatura, la densità e la massa erano molto molto elevate. Grazie.